dal momento che la fine del mondo era sempre più vicina, ogni sua azione comunque era fatta per un bene supremo. Anche addirittura far fuori qualcuno era vista come un modo per poterle salvare. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. La storia di cui vorrei parlare oggi è quella della setta Om Shinrikyo, che è una delle sette più spaventose che è esistita in Giappone. Benché ne parlai già in passato di questa setta, ho deciso di ritrattare nuovamente l'argomento approfondendo, visto che sembra che sia un argomento che sta a cuore a tanti di voi e sul quale sono piuttosto preparato dal momento che ho letto molti libri, mi sono visto praticamente tutti i documentari che hanno dato in TV, perché appunto ho fatto una tesi su questo caso che pensavo di lasciarvi anche in descrizione, che chi la volesse leggere. È una tesi che ho fatto per un esame della magistrale a Ca' Foscari, di come i media appunto sono stati forse in qualche modo anche loro i responsabili dell'incidente di cui andremo a parlare. So che magari il titolo può lasciarvi un po' perplessi, ma nella tesi cerco proprio di andare a fondo in questa questione e raccontarvi perché secondo me i media hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questa vicenda. In questo video invece non mi focalizzerò principalmente su quel fatto, ma farò in generale un piccolo riassunto di tutto quello che è successo. Questa è veramente una setta che tuttora mi spaventa, tuttora esiste anche se ha cambiato nome, ma adesso ne parleremo a fondo. Prima di iniziare con questo video vi chiederei come sempre di lasciare un mi piace, perché veramente faccio piuttosto fatica a fare questi video e soprattutto la maggior parte di questi non posso nemmeno monetizzarli, benché comunque c'è una mia amica che mi sta aiutando tantissimo a editare i video. Se non fosse per lei veramente non riuscirei a pubblicare due video a settimana, ogni lunedì e ogni giovedì a luna di pomeriggio. Quindi se vi piacciono i miei contenuti, so che sembra una cosa banale, però lasciate un mi piace, che così anche se non posso monetizzare capisco che voi apprezzate questi contenuti e quindi mi viene voglia di portarne sempre di più. E per tutte le persone che hanno lasciato commenti nei video precedenti vi vorrei veramente ringraziare, non sapete quanto significhi per me. E inoltre vi ricordo che se volete ascoltare la mia musica potete andare su Spotify. So che lo dico in tutti i video, magari a molti di voi non interessa la mia musica e mi segue solo per i video crime, ma ogni tanto ci sono delle persone che mi dicono che mi hanno trovato con i video crime, poi sono andati ad ascoltarsi la mia musica e si sono molto appassionati anche alla tipologia di canzoni che faccio, al modo che ho di cantare. Quindi se qualcuno di voi volesse provare ad ascoltare qualche mio pezzo mi farebbe molto piacere. Ma iniziamo con questa storia, perché abbiamo fatto una premessa forse fin troppo lunga. Adesso comunque metto tutte le divisioni per capitoli, quindi chi vorreste saltarsi la presentazione può farlo qui sotto, andare direttamente al video, ecco. Prima di iniziare vi vorrei fare un filino di accenno alla storia un po' del Giappone di quegli anni, perché comunque sapete che il Giappone fino alla fine del periodo Edo era un paese che era chiuso in se stesso, quindi non c'erano scambi se non qualcuno a Nagasaki, quindi i contatti anche con l'Occidente erano rarissimi e il Giappone viveva benissimo così. Anzi, nel periodo Edo c'è stato uno sviluppo sia a livello tecnologico che a livello culturale vastissimo, era anche un lungo periodo di pace, è durato 250 anni e comunque siamo nel 1868 quando il Giappone è stato costretto ad aprirsi, dal momento che gli americani sostanzialmente, che sono arrivati con le navi nere di Matthew Perry, gli hanno detto: se non aprite il Giappone molto probabilmente farete la fine della Cina, che in quel momento sapete era in piena guerra con l'Occidente e era stato colonizzato. Quindi il Giappone, dal momento che non voleva fare la stessa fine, ha deciso di aprirsi, ha deciso, insomma è stato praticamente forzato ad aprirsi all'Occidente, tra l'altro con la firma anche di alcuni trattati molto svantaggiosi per il Giappone, che erano questi trattati disuguali. So che questa sembra una premessa lunga, ma c'è un motivo per cui sto parlando di questa cosa. Dovete sapere che comunque il Giappone, da quando è iniziato appunto la restaurazione Meiji, con la fine del periodo Edo, si è ritrovato in un periodo, un lasso di tempo di tipo 50 anni, in cui il Giappone si è trasformato da paese comunque che non aveva subito nessuna influenza all'Occidente a dover mettersi al passo, all'avanguardia con tutte le altre potenze europee, e quindi il Giappone in pochissimo tempo ha dovuto modernizzarsi, altrimenti sarebbe rimasto indietro.
in questo periodo ci sono state moltissime persone che però hanno vissuto questo momento di cambiamento appunto del periodo Meiji come uno smarrimento. Non so se conoscete qualche autore come per esempio Natsume Soseki, è uno degli scrittori più famosi giapponesi, e lui proprio parla di questo senso di smarrimento proprio di molti giapponesi che si sono ritrovati da un giorno all'altro a dover diventare virgolette occidentali, nel senso che per esempio la tipologia di vestiti era cambiata, il modo in cui ci si relazionava era cambiato, il tipo di società, il tipo anche di sistema lavorativo era tutto cambiato, quindi in pochissimo tempo il Giappone si è ritrovato a essere un paese moderno, ma nella mente di molti giapponesi ancora c'erano vive le tradizioni e il modo di vivere precedente. Dovete capire che in un momento come questo, in cui comunque il Giappone e i giapponesi si sentivano smarriti, è veramente un periodo fertile per la creazione, diciamo, lo sviluppo e l'affermarsi di nuove religioni, perché comunque le religioni sono un'istituzione che per la maggior parte si presentano come un qualcosa che sa darti un qualche tipo di risposta, e quindi in un momento in cui tu ti senti, diciamo, come un orfano, Natsume Soseki parla molto della figura dell'orfano, è proprio il momento ideale per seguire alla lettera chi ti dà una promessa di salvezza in un mondo che non ti appartiene. Spostiamoci adesso ancora un po' avanti, il Giappone ha affrontato anche le guerre successivamente, quindi era un periodo appunto veramente di grande crisi all'interno del paese, e da un momento di crisi del genere il Giappone si è risollevato con una serie di azioni che adesso non andiamo qua a vedere nel dettaglio, però da paese insomma distrutto da quello che è stato il conflitto mondiale si è ritrovato a essere una potenza economica, diciamo si è ritrovato dall'essere un paese gruppista appunto shakaiteki al diventare un paese diciamo molto più competitivo, in cui il guadagno, il successo personale è dato anche dalla competizione tra individui. Se tu sei il più bravo a scuola, ne deriva che avrai un buon lavoro, ne deriva che avrai un buon salario, ne deriva che diventerai una persona di successo. Quindi diciamo che c'è stato un grandissimo cambiamento, siamo passati da un paese in cui tutto era ben definito in varie classi, non che sia più giusto o sbagliato di come sia la società adesso, comunque in una società che il Giappone non gli apparteneva, cioè il passaggio è stato troppo rapido. Forse queste sono state le motivazioni che hanno portato molti giapponesi a scegliere appunto di aderire ad alcune sette come questa di Om Shinrikyo. Adesso che avete questo background della storia del Giappone, che secondo me è veramente importante per capire quello che è stato, diciamo, il Giappone e le motivazioni che hanno portato molti giapponesi ad aderire a questa setta, che tra l'altro non era l'unica, ce ne sono tantissime, ce ne sono tutt'oggi tantissime, anche se in Giappone molte di loro hanno, diciamo, lo status di religione, all'estero sono viste come delle sette. Shoko Asahara nasce il 2 marzo del 1985 nella prefettura di Kumamoto e aveva ben 8 fratelli. Il suo nome alla nascita era Chizuo Matsumoto, che però successivamente ha cambiato con Shoko Asahara. In ogni caso, per farla semplice, noi ci riferiremo sempre a lui come Shoko Asahara da qui in poi in questo video. Dovete sapere che Asahara aveva sviluppato il glaucoma e questa sua condizione in seguito lo ha lasciato praticamente cieco, e questo è il motivo per cui Asahara è dovuto entrare alla fine in una scuola per ciechi appunto, e fin dalla giovane età sembrava che questo Asahara fosse affascinato dal potere. E infatti sembra che nella sua scuola, anche un po' forse approfittandosi del fatto che lui qualcosina riusciva comunque a vedere rispetto alla maggior parte dei suoi compagni che erano completamente ciechi, almeno questo era quello che è emerso da alcuni testi, era veramente un bulla a scuola, e tra l'altro aveva picchiato altri suoi compagni di scuola e gli rubava anche i soldi del pranzo, eccetera eccetera. Tuttavia negli anni successivi ha iniziato sempre di più a seguire una via religiosa e la via della spiritualità. Si è laureato nel Junior College nel 1975 e ha iniziato a studiare agopuntura. Successivamente si è dedicato completamente ai suoi studi religiosi dall'inizio degli anni 80. Stranamente però, più il suo, diciamo, interesse a livello religioso cresceva, più il suo odio nei confronti della società giapponese, appunto a monte di tutto quello che vi ho detto prima su i cambiamenti che stavano avvenendo nella società, più diciamo cresceva dentro di lui, e non era più soddisfatto di quello che il buddismo della scuola Nichiren suggeriva, e il suo interesse si è spostato più su un mix di una religione che era un insieme di
buddismo tibetano, cristianesimo, eccetera, eccetera. Era molto in voga, devo dire, in tutte le nuove religioni, diciamo, fare un po' un mix di tutte quelle che erano, diciamo, le religioni che esistevano per potersi proclamare come il salvatore dei salvatori o dare più potere alla propria religione, perché molte di queste religioni vedono tutte le religioni come un tutt'una e il Dio solamente una forma diversa in cui esso è apparso. Quindi il fatto di unire queste religioni diverse era anche un modo per legittimare, virgolette, la propria religione, ma lo vedremo successivamente nello sviluppo di questo video, quando andrò anche a incontrare il Dalai Lama. In ogni caso, la cosa importante è che era la spiritualità di Asahara si scostava molto da quello che era la religione o le altre religioni comunque in voga in Giappone e voleva affermare la propria indipendenza. Qua ancora lui era a livello spirituale, non aveva ancora fondato la sua religione, che in realtà inizialmente era una scuola basata sulla meditazione e lo yoga. E di lì a poco creò la sua organizzazione, appunto la Om Shinrikyo. Allora, inizialmente appunto era più una scuola, poi si è spostata a essere una vera e propria religione. In ogni caso andiamo a vedere come ha creato questa sua istituzione. Ci spostiamo adesso nel 1984, quando Asahara aveva istituito la propria stanza per praticare lo yoga e la meditazione. Pian piano però la cosa particolare di questa sua, diciamo, stanza per praticare lo yoga è che in qualche modo iniziava a inculcare dei concetti e delle ideologie che poi sarebbero state alla base della sua religione. Questa sua scuola, diciamo, di meditazione era situata nel quartiere di Shibuya, che probabilmente conoscerete, è uno dei quartieri più famosi di tutta Tokyo. Inizialmente il nome di questa società, diciamo, era Om Shinsen no Kai e soltanto in seguito è stata chiamata Om Shinrikyo. Possiamo definirla, diciamo, la suprema verità. E nel momento in cui ha cambiato nome, questa associazione faceva sempre più pressioni al governo giapponese per poter essere riconosciuta come una vera e propria religione. E so che ragazzi vi chiederete: ma perché avevano questo interesse a farsi legittimare come vera religione? E il motivo è che se voi diventate una religione, tra virgolette, avete una specie di libertà entro alcuni limiti per quanto riguarda le vostre pratiche. E in più questo vi dà anche una sorta di protezione nel momento in cui ci sono degli atti discriminatori nei confronti magari di questa religione. Devo dire che il Giappone ancora a livello costituzionale non riconosce tutte, diciamo, le varie categorie. Ne abbiamo parlato anche nel video di quel pazzo che è andato a uccidere i disabili per quanto riguarda Act of Hate. In ogni caso, dal momento che dal 1989 Om Shinrikyo ha raggiunto questo status di religione, questo gli ha dato molto più libertà, evitando comunque una serie di possibili investigazioni che sarebbero potute sorgere nel momento in cui questa setta, e in realtà ormai possiamo definirla setta, non aveva lo status di religione. Questo passaggio è stato fondamentale e ha permesso a questa religione di crescere esponenzialmente. E tra l'altro, la cosa interessante è che il target principale di Asahara erano i giovani adulti, quindi i giovani adulti magari che spesso erano magari delle persone che erano uscite da delle buone università, magari che non erano neanche necessariamente delle persone povere, e era incredibile come il fascino comunque che aveva questo leader nel riuscire a convincere tutti del fatto che la sua religione fosse la verità e che appunto li avrebbe portati a raggiungere l'illuminazione, lui la chiamava così, anzi la suprema verità. Una delle foto che è stato forse il primo inizio che ha dato proprio il boom a questa religione è stato questa immagine qua dove si può vedere Asahara lievitare. Allora, ovviamente Asahara non stava levitando, più probabilmente stava saltellando e poi hanno immortalato quel frame facendolo vedere a mezz'aria, però come potete vedere anche dai capelli che erano in movimento, si tratta assolutamente di un fake. La cosa, diciamo, però triste o macabra, oscura, o cupa, non so come la volete definire, è il fatto che comunque benché il magazine che ha pubblicato questa foto, che questa è stata proprio la foto che ha dato proprio il lancio a questa setta, benché si rendessero conto che questa si trattasse di un falso, hanno deciso di pubblicarla lo stesso e questa foto è stata estremamente influente per portare nuovi adepti a questa religione. Quindi capite perché nella mia tesi ho parlato tantissimo del ruolo dei media, perché se questa foto non fosse mai stata pubblicata, molto probabilmente questa setta non sarebbe cresciuta in modo così esponenziale, forse non possiamo dirlo. Sicuramente questa foto ha aiutato. E dovete sapere che questa foto
più il fatto che comunque questo Asahara continuava a predicare l'arrivo di una nuova, diciamo, guerra che avrebbe distrutto praticamente l'intero paese e solamente gli adepti a questa religione si sarebbero potuti salvare, lui aveva previsto la fine del mondo sostanzialmente. Comunque siamo negli anni 80, 30 anni prima è successo l'impensabile, sono state lanciate due bombe nucleari a Hiroshima e Nagasaki, capite che è un periodo in cui probabilmente pure io se fossi stato in Giappone sarei potuto cadere in questa virgolette trappola. Questa setta quindi assunto lo status di religione. C'era questa foto che mostrava i poteri, si parlava di fine del mondo e in più c'era anche una foto che maggiormente ancora legittimava lo status di Asahara, che era la foto col Dalai Lama. Che quindi capite, se voi avete un leader religioso a livello mondiale che si fa una foto con Asahara, capite che questo dà molto valore a questa religione. Sono passati da una religione da poche decine di adepti a una religione che all'inizio degli anni 90 contava ben 10.000 credenti e tra l'altro erano riusciti a mettere da parte una cifra come 500 milioni di yen, cioè tipo 5 milioni di dollari, ma capite che in un lasso così piccolo di tempo è veramente una cifra impressionante. Tuttavia, con la crescita, ovviamente cresce anche l'opposizione. Ci sono stati infatti una serie di persone, soprattutto le famiglie di adepti, che dicevano che non potevano più parlare con loro perché comunque se tu decidevi di aderire a questo cult praticamente finivi per vivere insieme a loro, recluso dalla società sostanzialmente. Ci sono state molte famiglie che magari volevano riabbracciare i loro cari e non potevano farlo e quindi hanno cercato di parlare molto con i media e addirittura si sono riunite sotto un gruppo e si erano trovati un avvocato che era disposto a denunciare questa setta. E c'erano anche moltissime voci di adepti che avevano cercato di uscire da questa religione, che hanno cercato di parlare con i media, eccetera, eccetera, e dire che in questa setta si facevano delle pratiche a dir poco inusuali, diciamo, o degli esperimenti che mettevano a repentaglio la vita delle persone, e alcuni di loro ci hanno anche lasciato le penne. Io ho visto in un documentario, tra l'altro, alcune di queste erano anche trasmesse in TV, cioè c'erano questi uomini che per arrivare all'illuminazione venivano messi 5 minuti sott'acqua e dovevano trattenere il respiro. Questa è una pratica veramente disumana perché e se non ce la fate, se non riuscite a trattenere il respiro, cosa succede? Non oso immaginarlo. Però dal momento che questo gruppo, diciamo, aveva lo status di religione, non ci sono state la possibilità di fare delle investigazioni da parte del governo. In ogni caso, come vi dicevo, questi gruppi di anti-OM si sono riuniti e sono stati rappresentati da un avvocato chiamato Tsutsumi Sakamoto e questo Sakamoto dichiarò che questa setta stava tenendo comunque dei credenti contro la loro volontà e che avrebbe di lì a poco denunciato questi fatti e portati in tribunale. Il problema è che di lì a poco questa famiglia scomparve nel nulla, cioè nessuno sapeva più niente. C'erano alcuni sospetti per quanto riguardava Home, però non c'era nessuna prova e quindi la polizia non ha fatto ulteriori investigazioni. Tuttavia, negli anni successivi è stato scoperto che in realtà il 3 novembre 1989 degli adepti della religione di Home si sono intrufolati nella loro dimora e con delle iniezioni letali hanno fatto fuori l'intera famiglia. Si sono poi sbarazzati dei corpi in tre diverse prefetture del Giappone. E questo perché non volevano che in qualche modo i corpi fossero ricondotti a questo Sakamoto o poi per estensione anche a Aum Shinrikyo. Tornando a parlare adesso di Aum, la setta aprì una nuova sede a Kumikushiki, proprio alla base del Monte Fuji e questo era praticamente diventato una specie di villaggio in cui tutti gli adepti potevano vivere. In quegli anni la popolarità di questa setta aumentava in modo veramente esponenziale e sempre più adepti aderivano a questa religione e il capo si sentiva così potente da scegliere di tentare la via politica. Nel 1999 Asahara e 24 membri hanno detto che si sarebbero candidati per le elezioni di quell'anno con il loro proprio partito chiamato Shinrito, il partito della verità. Tuttavia, che cosa è successo? Che benché la loro religione stava aumentando sempre più, dovete sapere che in Giappone spesso si usa un megafono e si va per proprio tutti i quartieri a dire che ci si è candidati e di votarli. A Sahara, diciamo, il modo in cui si ha fatto propaganda è stato veramente deriso dai media. Attiravano sì magari i bambini perché indossavano delle maschere con la sua faccia e facevano dei balletti.
Tuttavia, la maggior parte delle persone li prendevano quasi in giro. E ragazzi, questa umiliazione non l'ha vissuta bene, diciamo così. E dovete sapere che a Sahara è arrivato soltanto a ricevere 1700 voti a fronte dei 500.000 che c'erano. Quindi volete capire com'è stata veramente una grandissima sconfitta. E tra l'altro, una cosa che ha lasciato veramente l'amaro in bocca a Sahara è stato il fatto che, avendo ricevuto così pochi voti, significava che qualche membro della sua religione non lo ha votato. E ragazzi, questa umiliazione, ancora una volta, vedete la responsabilità che potrebbero avere i voti media, è stata, diciamo, vista da Asahara come una prova del fatto che ormai la fine del mondo sarebbe stata imminente. E a seguito di queste elezioni, l'atteggiamento di Asahara è risultato sempre più violento. Dal momento che la fine del mondo era sempre più vicina, ogni sua azione comunque era fatta per un bene supremo. Anche addirittura far fuori qualcuno era vista come un modo per poterle salvare. Ti faccio fuori così magari ti puoi rincarnare una volta che il mondo sarà ristabilito e forse avrai una possibilità di salvezza. Se invece non ti faccio fuori, può essere che magari una persona faccia qualcosa di così grave da non poter più, diciamo, risanare il suo karma e quindi non sarebbe più arrivato alla salvezza. Questo era il modo in cui lui giustificava ogni sua azione, diciamo, strumentalizzando un messaggio buddista. Concludiamo qui la prima parte di questo video. Nella prossima parte affronteremo quali sono i pilastri di questa religione. Iniziamo col dire che per Shoko Asahara la coscienza aveva una moltitudine di livelli che poteva raggiungere. Come potrete immaginare, lui si è subito posizionato in cima a questa lista. Infatti, nella sua visione del mondo, la sua coscienza era già al livello più alto che una persona poteva ottenere. Tuttavia, diceva ai suoi adepti che anche loro avrebbero potuto aspirare a una tale posizione se solo fossero diventati dei credenti e ci avessero messo anima e corpo per poter raggiungere il suo livello. Gli adepti avevano bisogno di sottoporsi al survivor training per poter raggiungere il suo livello di coscienza. Dovevano spesso trattenere il respiro sott'acqua e venivano somministrate loro anche delle droghe. Secondo Asahara, nei prossimi anni sarebbe scoppiata una terribile guerra tra gli Stati Uniti e il Giappone, e in questa guerra sarebbero state utilizzate delle armi di distruzione di massa che avrebbero praticamente distrutto il mondo. A prova comunque del fatto che questo Asahara aveva il più alto livello di coscienza c'era il fatto che lui potesse lievitare. Nella foto, che penso che sia stata alterata o manipolata in qualche modo, molto probabilmente stava saltellando, che appunto ha reso questo setta particolarmente conosciuta. Come se non bastasse, per poter alzare la popolarità di questa setta è anche stato prodotto il Shosetsu Sekai, che era una serie di 10 episodi di cartoni animati che venivano prodotti appunto per portare il messaggio divino e di propaganda di questa religione. La serie dura 10 episodi e, conoscendo quello che poi questa setta è poi andata a fare, è veramente inquietante. Era la storia di questo Asahara e di tutte le prove che aveva dovuto affrontare nel corso della sua vita per poter raggiungere la verità. Era praticamente, sostanzialmente, tutta propaganda per Om Shinrikyo. Come se non bastasse, in contemporanea con questo anime, le apparizioni di Shoko Asahara in TV si facevano sempre più numerose. Negli anni 90 comunque questa Om Shinrikyo si faceva sempre più potente e tra i suoi discepoli erano stati reclutati una serie di esperti. C'erano dei chimici, dei biologi, degli scientifici e anche degli ufficiali delle forze di difesa del paese. E questo era proprio dovuto alla propaganda di successo che era stata portata avanti da questo loro leader. Nel 1992 dovete sapere che Shoko Asahara si è anche diretto in Russia per poter reclutare ancora più membri. Questo movimento aggiungeva ben 20.000 nuovi discepoli a questa setta. Shoko Hara riuscì anche a stringere dei patti stretti con il loro allora presidente Alexander Rotsky. Spero di averlo pronunciato bene, non conosco il russo. E tra l'altro era diventato così potente in Russia che vi era anche un programma radio dedicato proprio a questa religione. E questa unione con i russi gli ha permesso comunque di avere sempre più accesso a nuove armi militari e anche a dei training. Come potete sapere, nel suo messaggio lui portava avanti questa possibile guerra che sarebbe iniziata di lì a poco con gli Stati Uniti. Quindi questa tipologia di messaggio andava pari passo con quello che forse voleva portare avanti il governo russo. Quindi
quindi diciamo che cadeva proprio a pennello. E infatti negli anni 90 a più di 200 membri della sua religione erano stati dati dei training per poter diventare dei militari. Sembrava proprio che questa religione si stesse preparando per un'imminente guerra. Tuttavia nella primavera del 1993 e Ohm aveva iniziato a preparare una nuova tipologia di arma, il gas sarin. Questa tipologia di gas poteva provocare vomito, perdita di coscienza, convulsioni, paralisi e pure allucinazioni quando si entrava in contatto con questa sostanza. Come potrete immaginare, il gas sarin era un'arma estremamente pericolosa. Ohm condusse anche svariate ricerche chimiche per quanto riguarda VX, Tabun e il Soman. Tutte queste erano sostanze estremamente tossiche. E tra l'altro tutte queste sue, diciamo, ricerche e tentativi di produzione di queste sostanze estremamente tossiche sono state portate avanti grazie anche al fatto che questa setta aveva all'interno una serie di chimici e persone specializzate, in particolare Masami Tsuchiya, che si era proprio laureato in chimica alcuni anni precedenti. Il 29 di giugno del 1993 ci fu il primo attacco con questo sarin. 5 residenti nell'area di Kameido andarono dalla polizia sostenendo che c'erano degli strani odori e delle strane sostanze che sembravano provenire proprio dall'edificio dove residevano i membri di Shinrikyo. E queste fuoriuscite di gas, come potete vedere da queste immagini, andarono avanti per tutto il giorno successivo e arrivarono alla polizia ben 41 segnalazioni perché l'odore era veramente insostenibile. Tuttavia alla polizia fu negato il permesso di poter entrare nell'edificio di Ohm. Il giorno successivo l'odore continuava ad andare avanti e la polizia ricevette ben 118 segnalazioni. E per questo motivo Shoko Asahara sono praticamente stati forzati a lasciare spazio alla polizia di poter condurre le proprie investigazioni all'interno di questo edificio. Il capo Asahara e i membri che erano all'interno di questo edificio furono praticamente forzati a lasciare l'edificio. Tuttavia servirono ben 2 settimane prima che la polizia potesse iniziare le sue investigazioni all'interno di questo edificio e in tutto questo tempo molto probabilmente tutto l'equipaggiamento, le strutture che avevano prodotto questi gas sono stati spostati da tempo. Dal momento che non c'erano state delle conseguenze, nessuna persona diciamo era rimasta ferita o aveva subito qualche lesione per via di questa fuoriuscita di gas che nessuno sapeva spiegare, il fatto è stato dimenticato di lì a breve, fino a quando ovviamente non ci sarà l'attentato di cui andremo a parlare a tra poco. È stato rivelato poi da alcuni ex componenti di questa setta che in realtà li stavano praticamente facendo degli esperimenti per poter creare una sostanza tossica da poter poi utilizzare come arma. Tuttavia condurre degli esperimenti si è rivelato disastroso nella zona di Tokyo dal momento che, come avete potuto vedere, c'erano segnalazioni, la gente poteva lamentarsi, comunque una città troppo popolosa, e per questo motivo la setta ha deciso di comprare una serie di proprietà in Australia dove hanno continuato a portare avanti questi esperimenti. Testare queste loro sostanze tossiche in Australia si è rivelata veramente una mossa vincente dal momento che potevano testarli in piena libertà. Grazie agli esperimenti condotti in Australia riuscirono finalmente a produrre la loro arma, che era questo gas sarin che poi avrebbero utilizzato negli attentati avvenuti in Giappone negli anni seguenti. Il primo attentato è avvenuto a Matsumoto. Il motivo per cui era stata scelta Matsumoto è perché in questa prefettura c'erano ben 3 giudici che avrebbero di lì a poco probabilmente emesso una sentenza che avrebbe reso le cose molto più difficili per questa setta, dal momento che comunque c'erano vari gruppi che si erano veramente opposti a questa religione. E l'idea era quella di rilasciare questo gas all'interno della corte. Tuttavia un cambiamento di piano proprio all'ultimo momento ha portato i membri di Shinrikyo a scegliere le abitazioni di questi giudici come target per poterli far fuori. E questo è proprio quello che è successo il 27 giugno del 1994. Utilizzarono una vettura che permetteva la fuoriuscita di questo gas e all'interno della zona limitrofa a dove le abitazioni di questi giudici risiedevano è stato rilasciato. Durante questo tentativo tuttavia molte persone che si trovavano in quella zona in quel momento hanno inalato anche loro questo gas e purtroppo ben 5 persone hanno perso la vita durante questo attacco e sono state ritrovate prive di vita all'interno delle loro abitazioni, e altre 2 persone hanno purtroppo perso la vita in ospedale, e un'altra invece purtroppo è andata in
coma, la storia è veramente triste, l'ho vista in TV e si è poi spenta nel 2008. Ma dovete sapere che in totale 274 persone sono state portate in ospedale in seguito a questo attacco. Questo è stato veramente uno degli attacchi più massicci che mai è stato condotto in Giappone. E tra l'altro la cosa triste è che questo attacco non è stato per niente ricondotto a questa setta, anzi è stato ritenuto colpevole questo uomo di nome Yoshiyuki Konno e era stato riconosciuto come l'unico colpevole di questo fatto perché possedeva una serie di prodotti chimici. E tra l'altro è veramente triste quanto l'uomo avesse sofferto durante quell'anno, perché pensate che pure la sua moglie aveva inalato questo gas e lui praticamente era comunque in una situazione difficile. Immaginatevi avere una moglie che sta male per via di questo gas e tutta la popolazione vi ritrae come il colpevole di questo attacco quando non lo siete, perché si è poi scoperto in seguito che è stato in realtà Shoko Asahara a orchestrare il tutto. Però immaginatevi in che condizioni questo uomo ha vissuto quell'anno, cioè ha detto che riceveva costantemente messaggi di odio, lettere di odio e anche per strada la gente lo insultava verbalmente. Tutto questo è stato perché, sapete, quando c'è un caso così eclatante i media cercano subito di creare una narrativa, fare notizie, sensazionalizzano la cosa sulla base magari di prove che non ci sono. Però vedete che ci sono persone come questo che hanno veramente sofferto le conseguenze di questo cercare di lucrare sopra una storia. È anche per questo che io parlo della responsabilità che hanno avuto i media in tutto ciò, anche perché se magari i media non avessero puntato così tanto l'occhio su questo individuo, magari la polizia avrebbe potuto indagare su altre possibili strade e magari sarebbero potuti risalire a omicidio ben prima che questi attaccassero la metropolitana di Tokyo. Tra l'altro dovete sapere che l'uomo comunque che era stato accusato non ha ricevuto delle scuse dalla polizia fino al 2002. Ci è voluto, come vi dicevo, un anno intero prima che le indagini hanno ricondotto questo attacco a omicidio. Per questo motivo all'interno della setta i membri ritenevano che questo loro attacco fosse stato una vittoria, dal momento che non erano stati nemmeno incriminati. Erano riusciti comunque a testare questo gas che avrebbero utilizzato per comunque distruggere l'umanità nella loro mente e ricreare un nuovo mondo. Erano riusciti a far fuori 7 persone e a farne mettere in ospedale più di 270, senza considerare che oltretutto nessuno sospettava di questa setta. E queste furono le condizioni che hanno portato Om a tentare un attacco ancora più massiccio, questa volta a Tokyo. Om era proprio all'apice del suo potere, aveva praticamente fabbriche che producevano queste armi biologiche, producevano anche delle droghe illegali e una distribuzione di queste alla Yakuza. Tuttavia, dopo una serie di decisioni sbagliate, questo impero si è sgretolato. Nel 1995, infatti, all'inizio dell'anno, un ricchissimo membro di questa setta era riuscito a scappare assieme al suo fratello, il 69enne Kiyoshi Kariya. Ovviamente Om non era entusiasta di questa sua fuga. I membri di Om rapirono il fratello e cercarono di farsi dire in tutti i modi dove fosse scappata la sua sorella. Durante il processo di questa interrogazione gli furono somministrate una serie di droghe che lo portarono fino ad avere un'overdose e in seguito a perdere la vita, e in seguito il suo corpo è stato bruciato. Tuttavia la sparizione di questo fratello, che comunque era una persona molto ricca, fu abbastanza per iniziare delle indagini della polizia per scoprire dove questo uomo fosse finito, perché era scomparso nel nulla. E questo, con il fatto che la sorella comunque facesse parte di questa setta, ha indirizzato la polizia in direzione appunto di questa setta. La polizia si è organizzata in vari gruppi per riuscire a penetrare in tutte le filiali di Om Shirikyo, in tutti i suoi edifici contemporaneamente, in modo che se per caso in qualcuno di questi edifici questo uomo era tenuto in ostaggio, non avrebbero potuto avvisare gli altri membri. Tuttavia, prima che la polizia ebbe la possibilità appunto di penetrare in questi edifici, 3 giorni prima le difese, sapete che c'erano dei membri di Om Shirikyo che facevano parte delle forze di difesa del Giappone, avvisarono Shoko Asahara. Shoko decise quindi di fare un attacco alla metropolitana di Tokyo.
Così, nella mattina del 20 marzo del 1995, cinque membri di questa setta entrarono in varie postazioni della metropolitana di Tokyo in possesso di pacchi di sarin liquido avvolti all'interno di alcuni giornali. Tre furono le stazioni metropolitane che furono scelte per questo attacco: la Hibiya Line, la Marunouchi Line, io vivo proprio sulla Marunouchi Line, e la linea Chiyoda. Tutte queste linee convergono nella stazione di Kazumigaseki e per questo motivo queste tre linee metropolitane erano state scelte per questo attacco. È una stazione che è attraversata da tantissime migliaia di persone tutti i giorni, perché veramente è dove ci sono tutti gli uffici, è un quartiere estremamente importante. E questo attacco era stato programmato per la rush hour. E tra l'altro dovete sapere che questo è veramente il cuore di Tokyo, dove ci sono tutti gli uffici amministrativi, eccetera, eccetera. Quindi se volete fare, diciamo, uno statement e fare un attacco anche simbolico, è proprio uno dei centri che si poteva andare ad attaccare. Il piano è così iniziato, è stato portato a termine. Il 48enne Ikuo Hayashi è salito sulla Chiyoda Line proprio qui in cima e dopo essere rimasto sul treno per due o tre stazioni ha praticamente lasciato questi giornali a terra e con un ombrello li ha forati per poi, diciamo, scendere dal treno. Questo ovviamente ha fatto uscire questo gas sarin che ha praticamente colpito una serie di persone che in quel momento erano a bordo del treno o nella stazione, che come vi ho detto questa è una sostanza estremamente tossica. Il treno ha continuato per altre stazioni e dopo una serie di lamentele da parte dei passeggeri che si sentivano male, il treno è stato fermato. I passeggeri iniziavano veramente a sentirsi male, iniziavano a tossire fino a non riuscire più a respirare e alcuni di loro purtroppo ci hanno perso la vita. Contemporaneamente il 31enne Kenichi Hirose è salito invece sulla Marunouchi Line, nella stazione di Ikebukuro. Anche lui ha utilizzato la stessa procedura del suo collega e è sceso dopo quattro stazioni, forando ancora una volta questi pacchi. Il treno ha continuato ad andare fino a quando due passeggeri non si sono sentiti veramente male e hanno dovuto scendere dal treno. Benché questi due passeggeri sono scesi, il treno è andato avanti fino alla stazione d'arrivo, la stazione di Ogikubo. E addirittura è arrivato fino alla stazione di Ogikubo, è andato avanti per altre due stazioni finché poi è stato terminato perché si erano resi conto che c'era qualcosa che non andava in quel treno. Questo attacco in particolare ha ferito 350 persone e una persona purtroppo ci ha lasciato la vita. Contemporaneamente, su questa linea, anche nella direzione opposta, quindi partendo da Ogikubo, un'altra persona, questo 32enne, è salito all'interno di la Marunouchi Line e anche qui ha utilizzato la stessa procedura per poter compiere questo attacco. E il treno, tra l'altro, anche questa volta è andato avanti per quasi un'ora prima che si rendessero conto che c'era qualcosa che non andasse e quindi il treno è stato evacuato e sono state condotte delle investigazioni. Sull'ultima linea, sulla Chiyoda Line, anche qui erano stati posizionati questi pacchi che erano stati poi forati con degli ombrelli. L'addetto era Toru Toyoda, uno studente che si era appena laureato. Lui è salito solamente per una stazione e è salito, ha forato questi due pacchi e è sceso. È rimasto sul treno solamente 2 minuti. Questo purtroppo si è rivelato fatale per un passeggero e ne ha feriti ben altri 532. L'attacco che ha generato il maggior numero di vittime è stato quello avvenuto all'altro estremo della Chiyoda Line, dove un altro studente che si era appena laureato anche lui, Yasu Hayashi, ha praticamente portato 3 pacchi di questo sarin invece che 2. E lui ha proprio voluto portarne 3 proprio per dimostrare la sua lealtà alla sua religione. E lui dovete sapere che a differenza degli altri che hanno solamente forato una o due volte questi pacchi, lui li ha forati ripetutamente. Ciò ha permesso che molto più gas fuoriuscisse molto più rapidamente. Tuttavia, questi pacchi sono stati notati da alcuni passeggeri e una di loro li ha spinti fuori dalla piattaforma, perché probabilmente avevano un sospetto che c'era magari una bomba o qualcosa di pericoloso all'interno di questi pacchi. Questo praticamente ha avuto un risultato terribile, devastante, forse perché tutte le persone che stavano aspettando il treno all'interno della stazione, che erano molte di più magari di quelle all'interno del treno, hanno finito per inalare questo gas e rimanere ferite e molte di loro purtroppo hanno perso la vita. Questo attacco è stato veramente terribile, in totale ben 14 persone purtroppo ci hanno rimesso la vita. Una persona invece se n'è andata al giorno seguente e un'altra negli anni 2000, quella che ho detto prima, dopo essere rimasta a letto in coma per tantissimi anni. Dovete sapere che il numero delle persone che sono rimaste ferite all'interno di questo attacco è arrivato a ben 6.500. Questo è stato veramente uno dei casi di terrorismo più
più eclatanti nella storia del Giappone. Ovviamente i media, che fino ad allora magari vedevano questa cult come non così pericolosa, come potrete immaginare, hanno subito cambiato opinione. C'è stato proprio un cambiamento a 360 gradi della narrativa che i media portavano avanti nei confronti di questa setta, senza curarsi delle conseguenze, perché comunque diciamo che poi non so se in questo video magari non ne tratterò, magari ne tratterò successivamente, però ragazzi, sembrava che i media fossero veramente più interessati a lucrare sopra queste storie delle vittime, che tra l'altro le vittime avevano due facce, perché erano sì, alcuni erano, non parlo di queste persone che hanno attaccato in particolare, a cui probabilmente era stato fatto il lavaggio del cervello, ma anche a tutte le altre persone adepti magari di questa religione che non si rendevano nemmeno conto di quello che stavano facendo. È stato veramente una storia triste. Murakami, che è un autore che magari molti di voi conoscono, ha fatto una serie di libri raccogliendo tutte le testimonianze delle vittime di questo attacco e delle vittime complici, ma allo stesso tempo anche vittime, che si trovavano all'interno di questa setta, perché ci sono due storie tragiche che possiamo vedere all'interno di tutta questa situazione. Non so se riesco a spiegarmi bene in questo video, però magari potete leggere meglio quello che intendo all'interno di il mio saggio, se vi va. In ogni caso, la polizia è penetrata in seguito a questo attacco all'interno di tutti i headquarter di Home Shinrikyo, trovando all'interno droghe illegali, il possesso appunto di queste armi, anche dei prigionieri all'interno proprio di questi edifici. Tra l'altro dovete sapere che il 5 maggio del 1995, solamente a poche settimane dopo l'attacco avvenuto precedentemente, sono state anche trovate dei pacchi con all'interno questo gas in alcuni bagni della stazione di Shinjuku. E dovete sapere che comunque in tutto questo periodo molti dei credenti di questa setta sostenevano che Asahara fosse una specie di salvatore, che tutto quello che stava facendo lo faceva per poter salvare l'umanità. In realtà lui stava solo facendo del bene, cioè era venerato veramente come poteva essere per i cristiani Gesù in quel momento. Quindi capite che i membri di questa setta avevano veramente un odio per i media e per il modo in cui Asahara veniva ritratto all'interno dei giornali o in televisione. E il fatto che venisse rappresentato in questo modo era proprio la prova che il mondo ormai stava cadendo a pezzi e che quindi doveva essere salvato. Quindi c'è stato anche il tentativo di altri membri di portare avanti questo tentativo di sanare il mondo, anche se tutti questi tentativi si sono rivelati dei fallimenti. Il 16 maggio del 1995, dopo 2 mesi dall'attacco, Shoko Asahara è stato finalmente arrestato e è stato ritenuto colpevole di aver orchestrato comunque sia l'attentato con il sarin nella prefettura di Matsumoto e anche a Tokyo, e anche il responsabile della triste fine della famiglia Sakamoto. Asahara è stato condannato alla pena di morte per impiccagione e la sua esecuzione è avvenuta nel 2018 insieme a molti altri membri che hanno partecipato in questo attacco. La cosa che forse più mi spaventa di tutta questa setta è che tutt'oggi esiste ancora, anche se ha cambiato nome, ora si chiama Aleph. Per ovvi motivi ha dovuto cambiare nome, e in realtà non si sa molto di questa setta perché è super segreta, anche se comunque è tenuta sotto controllo da parte della polizia giapponese. Ragazzi, ci sarebbe molto altro che vorrei dire su questa setta, perché veramente mi sono letto libri e libri al riguardo, ho letto un sacco di saggi, un sacco di persone ne hanno parlato, ci sono state talmente tante persone coinvolte in questo attacco, cioè il tentativo di Asahara di mettere a tacere i media è stato veramente eclatante, anche la polizia, cioè il modo in cui è intervenuta così lentamente, secondo me, non solo secondo me, secondo molti esperti, c'è molto di più dietro a questa storia che non conosciamo e probabilmente non conosceremo mai. Quello che questo attacco ha fatto ha completamente cambiato la visione di queste nuove religioni nell'immagine pubblica del Giappone, cioè se adesso voi fate parte di queste tipologie un po' di religioni, non sono molto ben viste, insomma, almeno dalla maggior parte della popolazione giapponese per via di questo attacco. E non lo so, è stato veramente un momento che ha veramente scisso il Giappone e ha fatto proprio iniziare una nuova epoca, se vogliamo dirla così, almeno all'interno di quello che è la religione e di come è vista per i giapponesi.
Ragazzi, so che questo è un video veramente pesante. Un po' devo dire che sono dispiaciuto di non aver detto magari tutto quello che avrei voluto dire. Non vi nego che in futuro probabilmente ci sarà un follow-up video in cui analizzerò una questione che non ho potuto trattare per questioni di tempo in questo video. Quindi spero di rivedervi presto e in un nuovo video. Grazie veramente tantissimo per aver scelto di vedere questo video. Non sapete quanto significhi per me. Lasciate un mi piace se vi va, commentate con la vostra opinione che sono curiosissimo di leggerla e noi ci vediamo al prossimo video. Un ciao da Seba.